Non giocavo da circa un mese e mezzo, quasi 2 mesi, e mi sarebbe piaciuto giocare per meriti sportivi, cioè, però vabbè, faccio un grosso in bocca al lupo a Marino che si riprenderà presto. Però no, sono contento anche sotto l'aspetto personale perché tornare in campo dopo 2 mesi non era di certo facile, poi contro una squadra come la Triestina che è il miglior attacco del girone non era di certo facile, però penso di essermi comportato in maniera dignitosa, quindi sono contento. Ma io sono stato tranquillo perché comunque ci poteva stare una squadra che gravitava nei bassi fondi della classifica, affidare la porta a un ventenne in un periodo così difficile era anche comprensibile prendere un portiere più esperto, però io mi sono sempre allenato come se dovessi scendere in campo in ogni partita e penso che il mio sacrificio, il mio lavoro sia stato ripagato. Quando arrivi nelle ultime 5-6 partite il bel gioco può essere messo da parte, servono punti per tirarci fuori il prima possibile dalla zona rossa e cercare anche di salvarsi con qualche giornata d'anticipo. Come abbiamo visto ieri, noi praticamente il secondo tempo siamo usciti poche volte dal nostro centrocampo, però siamo una squadra che ha dimostrato che con la difesa a 3 sa soffrire, sa incassare i colpi, quindi ci teniamo stretto questo risultato e con ottimismo guardiamo già la partita di sabato. Sì, ma io penso che quando si vince i risultati degli altri contano relativamente. Poi certo, il pareggio tra Sant'Arcangelo e Fano ci ha dato una spinta in più. Però quando tu vinci e fai una prestazione del genere, tutto il resto viene accantonato. Vincere a Gubbio sarebbe una cosa straordinaria e noi andremo lì per vincere. Non facciamo pretattica, non facciamo scongiuri, andiamo lì per vincere. Abbiamo già dimenticato la vittoria di ieri, ci siamo subito messi al lavoro perché non possiamo perdere questo appuntamento con i 3 punti per nessuna ragione al mondo. Poi se vincendo ovviamente facciamo un passo avanti per raggiungere la salvezza diretta, però ci sarà da lottare fino alla fine.